Angelo, io ho avviato la registrazione perché qua sono successe un po' di cose strane. Allora, se state vedendo questo video, sono successe alcune cose strane. E vuol dire che ve l'abbiamo caricato apposta. Ma noi qua abbiamo creato questo mondo per giocare insieme. E divertirci, esatto. Sì, perché praticamente noi, allora, stiamo giocando un po' a Minecraft moddato. E anzi, Angelo, dammi un attimo un pugno per far vedere che comunque non sono in creativa. Esatto, vedete, ci sono i cuori. Ci sono alcune mod che... Cosa ridi? Deficienti. Ci sono alcune mod, ragazzi, che comunque noi... C'è anche qua la Nothing of Eaters. Non mi ricordo come si chiama quella là, comunque. Ad ogni modo ci sono un po' di cose strane, sono successe, tipo sono rotti dei blocchi, queste robe qua. Guardate qui, vabbè, questo è un creeper. Questo è stato un creeper. È un creeper. Allora, prima di tutto iniziamo a prendere... prima di tutto no, aspetta, Dennis, prima di iniziare, aspetta. Dimmi. Così sono tu. Cosa? Mi è comparsa una torcia maledetta in mano, così dal nulla. Una torcia maledetta? Cosa stai dicendo, Angelo? Una torcia maledetta? Un buon laccio, sei solo tu. No, scusami, ma no, veramente c'è scritto maledetta, un attimo, aspetta, fermi qua, che qua ci sono cose strane. Allora, ok, adesso avvio la musica inquietante perché qua ci sta. Allora, prima di tutto mi faccio una fornace perché già qua stiamo andando a finire male. Io allora prendo legna. Prendi legna, prendiamo un po' di cose. Perché è arrivata questa torcia chiamata maledetta che ce l'ho io qua nella mia mano? È apparsa a te, mi hai detto. Sì, è apparsa però nel primo slot dell'inventario. Nel primo slot, ok. Allora, questo forse vuol dire che è una sorta di segno. Poi la torcia di redstone. Perché una torcia di redstone? Scusate, ma... Allora, io so le mod che ho inserito, perché ho inserito delle mod, è vero, in effetti. Ma io sono abbastanza sicuro che non c'entra... Non ci sono mod nel mio mod pack, appunto, che ti diano torce di redstone. Esatto. se non lo sai tu, guarda, io non posso. No, io ne sono abbastanza sicuro. Poi dopo non potrei giurare, non posso metterci la mano sul fuoco, però sono abbastanza sicuro che non ci siano appunto cose di questo tipo. Quindi vediamo un attimo come cosa possiamo fare per capire bene cosa sta succedendo. Potrebbe essere anche semplicemente un bug, Potrebbe essere sì, molto bug. Probabilmente sì. Pure un bug che ci può... Non si sa. Dovremmo scavare a fondo di questa cosa. Infatti scaviamo a fondo, forse. Scaviamo. No, noi siamo un po' così, un po' sciocchini, perché io non è che ci stia credendo molto. Infatti mi sento un po' scemo a registrare questo video, perché ho acceso la registrazione, no? Però, così, no? Cioè, mi sento... Sì, per divertimento, dai, Dennis, cioè, pure tu. Nel senso, dai. Io so già che questo video non lo caricherò, più che altro. Cioè, questa è la cosa che so già. Perché noi stiamo parlando come se fossimo in un video, però inutilmente, certo, no. Quindi... certo, mi sembra giusto. Allora, non è che si stanno sentendo cose abominive. Scusa, non come? Si stanno sentendo cose abominevoli, forse volevi dire. Sì, sono dislessico. Ma che c'entra la dislessia? Dai, la dislessia. Mi farei non mi cadere in questi errori. La dislessia. Quella cosa. Sì, vabbè, insomma. Prendiamo il cibo. No, è un po' imbarazzante questa cosa. Oddio, se taglierò qualcosa. Vabbè, ho un video già fatto così a caso. È logico che non ci siano. No, però è buono, basi. Sai, perché ci serviva un altro video da fare, in effetti. Quindi questo va bene. Va bene, in effetti, sì. Vabbè, che ne so, andiamo a esplorare, vediamo se succede qualcosa. Sì, andiamo ad esplorare, ma come sto parlando pure? Anzi, prendiamo le cose però prima, perché non si sa mai che magari succede qualcosa e ci servono le cose. Ma però spacchi tu, ci vogliono gli anni qua. No, ma scusa, infatti perché ci vogliono così tante ore? Forse questa sarà una mod. Esatto. Può anche essere. No, dai, ma scusa, ma stiamo mettendo mezz'ora. Ma hai visto? No, dai, ma questo non c'entra col mod pack. Dai, non mi dire, cioè. Non lo so, se non lo sei tu, come lo faccio a sapere io? Ma è strano. Ok, ce l'abbiamo fatta. A parte che io avevo altre due crafting table nell'inventario, quindi vabbè. Ma poi questi alberi sono... No, scusa, io sto vedendo gli alberi che sono blu. Azzurri, tipo. Qua. Ma come fai? Le foglie degli alberi qua da me sono blu. Azzurre, tipo. Non ho capito. No, io li vedo... No, io mi sono... No, parla forte, idiota. Che cazzo stai... Ti stai argomentando? Scusami. No, hai ragione. Ti devo dare un fiore per svegliarti. Ok, bene. O un poppy. Un poppy, okay. Sì, proprio un po' poppy. C'è uno zombie qua dietro, però. Stiamo attenti perché qua ci sono. Angelo, parla forte. Hai detto cosa a bassa voce? Scusami, però. Che ne so, controllo così a caso. È logico che mi giro e vedo uno zombie. Dico, ma che cosa? Però con fare schifato, come dico io. Cioè, capito? Esatto, perché i zombie fanno abbastanza schifo. Intanto ammazziamo questi animali. Le cose che ci sono qua. No, aspetta, Dennis. Angelo. No, Dennis. Cosa? Dennis. Dimmi. Io ho visto una cosa orribile. Cosa hai visto? Dennis, Angelo. Sono nel nulla, sono nel vuoto cosmico. Cosa, Dennis! Cosa vuol dire? Angelo, ferma un attimo, cosa vuol dire che sei nel vuoto cosmico? Spiegami. Vedo tutto buio! No, oddio, no, che schifo. Ma cosa... Vedo un corridoio lungo, nero.
la cosa più brutta che abbia mai visto in tutta la mia vita. No, no, dai, non mi dire. No, no, aspetta un attimo, perché qua mi sto... Allora, non so se cringiarmi per ciò che stai facendo oppure spaventarmi. Tu stai scherzando oppure sei serio? No, sono serio. Sei serio? Allora, Angelo, se mi stai facendo uno scherzo, io qua... Se no, stiamo registrando un video, non mi puoi fare uno scherzo? Cosa faccio? Denis, sono in un buco di fogna, sono in un tunnel lungo Io non mi muovo perché ti sto sentendo rumori orribili. No, che rumori stai... Angelo, non... penso tutti male. Sì, rumori, che ne so. Allora, a parte che mi fa pensare male questa cosa, però non ci credo. Oh, ma perché è pieno di zombie? No, no, fermo un attimo, qua io ci sto morendo però, Allora, no, ci sto morendo, per carità, no, per carità. No, sto morire. Io sto in sto tunnel, non so dove sono, ma... No, allora, fermati un attimo, perché qua non ci stiamo capendo. Tu sei dentro un tunnel lungo, mi hai detto, tutto buio. Ma è nero, sì, è tutto buio, non sto vedendo niente. Ok, perfetto. E perché stai in quel... cioè, vieni qua, no? Perché poi come ci sei finito là dentro? Ma infatti non lo so. Angelo, non è possibile. No, Denis, per favore, aiuto. Ho capito, ti aiuto. Allora, se vuoi che io ti aiuti, mi devi spiegare bene cosa stai vedendo lì davanti a te. Sto vedendo tutta tipo... Allora, allora, vedo un corridoio completamente lungo, che i chunk manco si caricano, cioè vedo tipo grigio, okay, dopo un tot, e basta, sto vedendo solo questo. Cioè praticamente tu stai vedendo una cosa non normale su Minecraft, praticamente, mi stai dicendo. Esattamente, okay. Non capisco quello che... non lo so. Io non volevo dire, ma lo sapevo. Cioè prima non ci credevo, lo so che prima ho detto che non ci credevo, ragazzi, lo so perfettamente. E non incavolatevi, perché so che adesso questa cosa potrebbe far incavolare qualcuno. Ma, cioè, nel senso, questa cosa potrebbe essere veramente una sorta di mondo maledetto, soprattutto con la torcia di redstone maledetta, perché appunto è chiamata... Ma poi perché, cioè, nel senso, è un nome stupido da dare una torcia, cioè, perdonami, ma maledetta. Allora, qua ci sono dei fili che dobbiamo collegare per capire bene, perché tu sei dentro un tunnel tutto buio, mi hai detto. Esatto, esattamente, hai capito. E se... Quello è il problema. È un problema, sì, perché se è vero ciò che mi stai dicendo, vuol dire che abbiamo davvero un problema. No, non è vero, sono scomparso così a caso, giustamente. Sono trovato e mi sto inventando tutto, mi sembra giusto. Ma infatti tranquillo. Tu non ci sei, infatti tu... Cioè, infatti questa cosa mi sta facendo un po' preoccupare, perché non so cosa potrebbe essere successo. Perché a volte nei mondi di Minecraft, ragazzi, succedono cose strane, perché Minecraft è un gioco spaventoso. Cioè, secondo me, Minecraft è proprio stato ideato per fare dei misteri. E secondo me ci sta anche a livello tipo di influenza che questa cosa può avere, perché comunque, cioè, se ci sono dei misteri nel gioco, chiaramente poi dopo ne parlano tutti, no? E quindi secondo me è stato fatto apposta. Esatto, esattamente. E su Minecraft ci possono essere questi misteri, proprio per aumentare la fama del gioco. Il fatto è che è proprio capita proprio a noi, perché di solito queste cose non succedono, no? Quindi, ora, dobbiamo cercare bene di capire qual è il mistero dietro tutto ciò. E sopra è esploso qualcosa, ho sentito bene, ho sentito io con le mie orecchie. Io sto lontanissimo, io non ho sentito niente attorno a me. Ok. Quindi non è che sono solo lontano, sono in un buco di fogna. Sto cagando addosso. No, fermati un attimo. Qua c'è fuori da me c'è uno scheletro. A parte che c'è uno scheletro che mi stava uccidendo letteralmente. No, mi sta uccidendo. No, Angelo, qua però ci sono troppe cose. Cioè, io qua sto per... cioè, ho pochi cuori. E poi fuori ci sono cose del tipo... Ho visto una sorta di altare. Io ora ho paura di avvicinarmi, perché c'è quello scheletro lì davanti. E il fatto è che io muoio, cioè, se vado avanti così, io sto per morire, letteralmente. Cioè, non... Vedi rigenerare, non lo so. Mi devo rigenerare in un qualche modo, solo che qua il cibo che ho mi dà pochissime cosciotte. Letteralmente pochissime. Non posso fare molto, praticamente. Anzi, praticamente non posso fare niente. Posso mangiarmi questo pollo, che però mi dà, guarda, mi dà una cosciotta di pollo. Praticamente. Beh, dai, è sempre meglio di niente. Certo, sempre meglio di niente. Però. No, io qua però non so se muovermi, te lo giuro. Sono fermo all'inizio, non so se muovermi e andare avanti. Guarda, non saprei cosa potrebbe succedere, anche perché poi magari in questo mondo... Ma io nell'inventario ho una cosa chiamata Chaotic Core. Ok, allora io qua davanti vedo appunto un altare tipo con una sorta di diamante, mi sembra sia una sorta di diamante. E qua mi scrive Need Soul Vials, cioè nel senso... No, aspetta, Denis. Cosa, Angelo? Dimmi. Aiuto, mi sono teletrasportato. Sono in una zona tipo savana. Ok. Davanti a me, tipo, c'è un maiale. Una zona esplosa. E poi, tipo, c'è un cratere. Oh, ti vedo.
Oh, ah, sei qua, perfetto. Ok, quindi ti sei riteletrasportato qua. Ok, bene, vieni. Allora, vedi, arrivo, cosa, arrivo. Cosa insomma, ci sono delle cose qua strane. Qua praticamente dice Need Soul Vials, che non so cosa voglia dire Vials, ma Soul vuol dire anima. Questo lo so, esatto, per ovvi motivi. E allora, è un po' strana questa cosa. Cioè, nel senso, è apparso appunto un altare. Ora io non so se, ripeto, nelle mod ci sono queste cose oppure no. Potrebbero no, esserci come potrebbero non esserci. Dai, è veramente un altare. Anima. Sì. Ah, comunque, tieni. Io ho trovato del cibo mentre, tipo, che stavamo. Sì. Prima che succedesse sto Ramadan. Ok, Ramadan. Stavo in teoria raccogliendo cibo. Comunque, ok, te l'ho dato. Ok, bravo. Oh, 14 costolette. Bravo, grazie. E adesso le cuociamo e mangeremo. Saliamo, forza. Vai, andiamo. saliamo, forza. Allora, tu ovviamente ricordati la zona. Eccoci, lo sapevo. Qua c'era un altro altare. Non so perché lo sapevo in realtà. Mi ricordavo che ci fosse un altro altare. Ma forse mi sto abbastanza impazzendo, secondo me. Perché sto dicendo un sacco di cavolate oggi. E soprattutto, no, Angelo, stiamo seri. Perché, allora, questo video abbiamo capito che lo caricheremo. Anche perché tu, se mi stai dicendo la verità, sei stato teletrasportato chissà dove. Ma te lo giuro, ero in un tunnel nero. Poi dopo che tu hai detto, oh, un altare, sono comparso qua, proprio su quell'albero di pino, vabbè, una savana, un albero savanese. Sì, sono comparso proprio qua sopra. Ok, quindi tu tipo sei stato te, vabbè, ho capito. Quindi, e poi tu non sei più potuto andare tipo avanti, no? Dentro quel tunnel, no, hai detto. No, esattamente, no, mi sono proprio mosso. Ma mi sembra strano, che cos'era quel tunnel? Cioè, potrebbe essere qualsiasi cosa ora che ci penso. Cioè, potrebbe condurre, guarda, da qualsiasi sinceramente, parte. No, te lo dico, quello che ho detto era talmente tanto profondo che io non potevo manco vedere da... Ma dici un pochino di luce, un barlume, niente, non vedevo nulla. È presente qua questa caverna? Peggio. No, perché io praticamente ho il modo della luce e posso vedere tutto, per fortuna. Quindi va bene così. Però comunque era tutto buio, quindi non potevi vedere niente. E però davanti, esatto, a te vedevi una porta, mi hai detto, giusto? Esatto, sì, vedo una porta. Ok, quindi praticamente lì potremmo andarci se mai verremo teletrasportati. Se io verrò teletrasportato, almeno ci andremo sicuramente, Angelo. E sto per morire, ciao. Qua c'è uno zombie, via. Ok, praticamente qua io direi di fare tipo una sorta di base segreta. No, anche io lo credo. Sì, è meglio, se no, esatto, moriremo qui. Sì, praticamente moriamo, anche perché poi qua mi sembra abbastanza difficile con queste mod. Non è Minecraft normale, è molto più difficile con queste mod. Esatto. E quindi esatto, noi continueremo questa nuova avventura e cercheremo di capire quali segreti si nascondono in questo mondo.